Abbiamo ascoltato un brano della, forse non sarà la migliore, ma certamente è la più nota e anche la più antica, Tra le vite di Ambrogio, scritta dal diacono Paolino, il quale la scrisse su sollecitazione e un pochino anche sotto il controllo di quello che di Ambrogio è considerato, a torto a ragione, ma questo è un altro discorso, il successore spirituale, il figlio spirituale anche per certi versi, cioè Aurelio Agostino. Avete sentito una bella pagina edificante con il bambino, l'iterazione delle tre volte, l'invocazione Ambrogio Vescovo, la risposta plebiscitaria e poi la fuga, eccetera, eccetera. Credo che sia chiaro per tutti che si tratta di una serie di topoi, di luoghi comuni che si ritrovano in molte vite dei santi, soprattutto di santi vescovi. Questo non significa che le cose in qualche modo non siano andate in quel modo lì o non siano andate in un modo simile. D'altra parte siamo, come sapete, alla fine del IV secolo, Paolino scrive un pochino più tardi, siamo in un momento in cui la vita del santo vescovo e la vita del vescovo, come del vescovo santo come patrono, si va costruendo come genere letterario. Quindi siamo un pochino all'origine di una serie di elementi topici che poi diventeranno familiari, ma che in quel momento hanno un ruolo particolare. Parlare di Ambrogio naturalmente non è che sia difficile, è per certi versi quasi pleonastico. Ci sono, credo, tre cose che non si debbano fare, che non si debbono mai fare. Una, come sapete, è portare vasi a Samo perché li producono. L'altra è non portare nottole in Atene perché pare sia piena di civette. Io veramente sono andato varie volte e non ho mai vista nemmeno una, ma così mi dicono. O forse c'erano prima, al tempo di Atena. E l'altra cosa sarebbe, soprattutto da parte di uno che non è uno storico della Chiesa, che non è uno storico del IV secolo, che non è uno storico della liturgia, che non è uno storico di Milano, venire a parlare a dei milanesi di Sant'Ambrogio. Quindi spero che a nessuno di voi, che magari è venuto anche un po' da fuori città, succeda come a quel personaggio del prete di Prando, degli Annacci, insomma, che è venuto dall'Lodi per niente. C'è un'altra cosa che uno che fa il mio mestiere, cioè l'insegnante, non dovrebbe mai fare, e quando lo fa gli organizzatori di serate come queste si sentono sempre rabbrividire, che è il ringraziamento ai colleghi oppure l'esorcismo. Io non ne so nulla, ma assai meglio di me il collega X o la collega Y potrebbero. Non si fa, e il pericolo è sempre che dopo aver fatto una cosa del genere il professore si mette a parlare con i colleghi per spiegare perché dissente da certe cose, perché ha dimenticato certe altre. No, io non farò quasi nulla di tutto questo, ma qualche cosa sì, perché parlando a Milano di Ambrogio bisogna, io credo che me lo concederete, spero che siate solidali con me, almeno un nome, quello di Marta Sordi, andrebbe fatto. E anche tanti altri nomi, Cesare Alzati, tanti altri che hanno studiato Ambrogio. E mi fermo qui perché questa non vuole essere una lezione seminariale di tipo universitario, Dio me ne guardi. Un triangolo. Il triangolo ha tre vertici che stasera dobbiamo esaminare. Il primo vertice è una data per voi simpatica, nota, carissima, la data, il 7 dicembre, la data della fiera degli obei. Va bene, adesso non si fa più vicino a Sant'Ambrogio, credo per motivi di lavori pubblici o altre cose, ma è legata tradizionalmente a Sant'Ambrogio. Si può fare un'intera chiacchierata di un'ora, più o meno non ve la caverete troppo prima, parlando solo di una data, evidentemente si può. Il mio venerato maestro Ernesto Sestan usava dire che uno storico
o un professore di storia, non esageriamo i termini, appena appena degno di questo nome, deve essere in grado di parlare per la durata di una lezione, di un evento minimale, preparandosi prima naturalmente, e può essere in grado anche di narrare la storia universale in 5 minuti. Quindi, in fondo, ci sarebbero tante cose da dire su quel 7 dicembre del 374, sui suoi immediati precedenti, sui suoi sugli eventi successivi legati a questa data, che in un qualche modo la relativa rarefazione e la relativa seriorità delle fonti, beh, viene a essere rimpiazzata tranquillamente dalla densità dei problemi. Noi non abbiamo moltissime fonti per queste cose, né fonti troppo sicure. Paolino, non so perché, ma gli studiosi ce l'hanno a morte con Paolino, e francamente il testo di Paolino è in più parte deludente, soprattutto poi se si pensa che dietro questo piccolo povero diacono che scriveva c'era un gigante come Agostino, ma bisognerebbe domandarsi fino a che punto poi c'era veramente. Poi ci sono altre fonti interessanti, un Teodoreto di Ciro per esempio, oppure io lo trovo estremamente importante quello che Cassiodoro, quindi secolo dopo circa, dice di Ambrogio e delle sue funzioni nella storia tripartita. Quindi non siamo proprio sguerniti. In più su Ambrogio ci sarebbe un discorso, e mi duole di non avere delle diapositive, ma le diapositive, come sapete, complicano sempre la vita di chi parla e di chi ascolta. E poi del resto parlerò di cose che vi saranno molto familiari. Ci sarebbe un discorso archeologico-urbanistico da fare a proposito di Ambrogio, molto importante, perché si dice Ambrogio e immediatamente si dice Milano, l'altare di Volvino, il vescovo con lo staffile, che del resto a sua volta il vescovo armato che scaccia gli infedeli o gli eretici, che è un topos che ha un'origine appunto addirittura evangelica, no? Il Cristo nel Tempio, e che ha dei modelli medievali importantissimi, San Giacomo alla battaglia di Clavico, che appare tutto armato e caccia i musulmani, caccia gli infedeli. Ambrogio è vescovo come tale, a differenza di San Giacomo, di Santiago, che essendo solo apostolo può aggirare armato di corpi contundenti atti a versare il sangue, la spada. Ambrogio è vescovo e come tale non si può permettere di portare armi che versino il sangue, perché Ecclesia abborretta sanguine. Sapete tutti, proprio perché siete milanesi, e Giosuè Carducci lo ricorda nel suo poema incompiuto su Legnano, che i vescovi medievali, non potendo, quando andavano a combattere, ci andavano, ordinariamente non portavano spada, portavano la mazza, perché sentita, che non è vero poi sul piano pratico, sentita come un'arma che non versava sangue. Lo stesso vale per lo staffile di Ambrogio. Ambrogio è il secondo vertice del nostro triangolo e il terzo è evidentemente la città di Milano. Di Ambrogio sappiamo molte cose. I suoi resti, se sono i suoi resti, e cioè sono buone probabilità che lo siano, sono state più volte sottoposti a ricognizione, anche con metodi scientifici moderni. Sappiamo alcune cose che, grazie alla scienza moderna, al progresso delle scienze, ci permettono di conoscere meglio la sua macchina fisica. Indagine osteologica ci dice, per esempio, che era affetto da una grave forma di artrosi, che, di cui lui si lamenta, anche se dai suoi moltissimi scritti, soprattutto questo corpus straordinario di lettere, non si capisce bene che malattia sia, ma è una malattia che gli impedisce di muoversi. E
che gli rende difficile, per esempio, voltare il tronco, muovere il collo, quindi molto, molto penosa, soprattutto per uno che deve continuamente predicare, stare in mezzo alla gente, e Dio sa quanto ci stava. Il più vivido ricordo che Agostino ha di Ambrogio è proprio quello di una persona continuamente circondata da gente, che sta continuamente con i suoi fedeli, sta con il suo clero, sta con il suo gregge milanese, che si dà da fare, che si muove, e tutto questo nonostante questa situazione che certamente in parte lo impediva. Sappiamo anche più o meno qualcosa di indiretto, ma abbastanza preciso, anche sul suo aspetto fisico. Pare proprio, relata refero, perché non sono né storico dell'arte né iconologo, e quindi mi fido di chi lo sostiene, ma credo che sia attendibile, che il suo ritratto in San Vittore in Ciel d'Oro, insomma nella Basilica Ambrosiana, ritratto a mosaico, sia un ritratto piuttosto veristico, come del resto veristica era, lo sappiamo, l'arte del IV secolo, che ci ritrae una persona piuttosto magra, esile. Noi sappiamo che più o meno dall'indagine osteologica risulta che fosse alto 1,60-1,62 più o meno. Badate che non è poco per il IV secolo. E naturalmente dall'immagine noi non possiamo inferire nulla sull'altezza, perché non sappiamo quanto l'immagine sia realistica sul piano dimensionale, però la sua immagine ci riporta qualche cosa che le indagini osteologiche hanno confermato, per esempio una certa dissimmetria del volto, una sorta di piccola imperfezione che riguarda la struttura ossea intorno all'occhio destro, eccetera. Sappiamo che era un uomo austero, un uomo piuttosto non impulsivo, ma e nemmeno iracondo, ma soggetto a una tensione piuttosto continua, che i suoi biografi ricordano, questa sua ansia di fare, di dire, di essere presente, e che torna anche un po' nello stile della sua scrittura, uno stile anche, ed è stato detto da molti autori, influenzato fortemente dalla letteratura greca. In questo Ambrogio era molto più profondamente conoscitore della letteratura greca di quanto per esempio non fosse Agostino, quale notoriamente ci aveva qualche difficoltà in più. Un forte rapporto con Origene, per esempio, un forte rapporto anche naturalmente con la grande letteratura latina. È un uomo profondamente permeato di romanitas, ma è una romanitas particolare. E qui veramente bisognerebbe di nuovo fare un discorso, non c'è tempo di farlo, sul rapporto fra archeologia e urbanistica a Milano, perché voi sapete che in quello che ci resta delle basiliche, delle grandi chiese milanesi di quel tempo, c'è all'interno di questo una forte tensione fra uno stile in fondo nuovo, scabro, con una forte carica di innovazione anche liturgica, che è lo stile propriamente ambrosiano, che si vede soprattutto nonostante i rimaneggiamenti moltissimi, come sapete, della Basilica Martyrum, anche con una disposizione un po' particolare che fa capire, per ragioni che dirò fra poco, come Ambrogio tenesse molto alla funzione del presbiterio e tenesse quindi i laici, tutti i laici, questo è il punto, ma ne riparleremo al di là, rigorosamente al di là del luogo riservato ai chierici, e questo è importante. Da un'altra parte invece noi abbiamo un modello diverso, che è il modello di San Lorenzo, dove naturalmente, questo lo sanno tutti, il grosso problema è come è stata fatta questa grande chiesa, che ha delle somiglianze, dei riferimenti con modelli romani, costantinopolitani, eccetera, eccetera, ma che è fatta anche di materiale di risulta
materiale soprattutto preso dall'anfiteatro che quando, grazie soprattutto a Massimiano, ma c'era già qualcosa da prima, il circo è stato costruito, l'anfiteatro è stato un po' smontato, che era leggermente a sud, sud-est rispetto al circo, e il materiale dell'anfiteatro è finito in San Lorenzo, dove si respira un'aria di una romanità, sia pure di risulta, ma più alta, più elevata, una romanità dove, schematizzo, lo so benissimo e so che lo sapete, dove sembra quasi che il dibattito sia tra la nuova romanità cristiana, voluta da Ambrogio, con una forte cesura rispetto alla tradizione pagana, anche se poi in fondo la basilica resta quella, tre navate, un abside, un catino absidale, eccetera, eccetera, ma con qualche innovazione che la dice lunga, e dall'altra parte invece un rifarsi, anche con un linguaggio retorico, anche alto, elevato, a una tradizione che sembrerebbe quasi suggerire una volontà continuistica. Questo discorso, detto così, dice poco, non significa poi granché, ma se lo sposiamo, se lo paragoniamo, se lo confrontiamo con la grande divisione che si crea nel popolo cristiano di una città come Milano, già capitale, sede di molti organi di governo, che era l'imperatore che veniva spesso, l'imperatore d'Occidente quando gli imperatori erano due, eccetera, ma anche il prefetto della prefettura d'Italia dell'Illirico, ma anche il preses oppure il vir consularis che governa la provincia di Emilia e di Liguria, e questo ruolo, questa carica è particolarmente importante per noi perché Ambrogio, come sapete, l'ha coperta. Una città quindi dove si convergono uffici pubblici, ciascuno dei quali ha le proprie funzioni e il proprio personale di servizio, una città di forte produzione, anche artigiana, una città di consumatori, una città che ha più di 120.000 persone, una città che dal punto di vista religioso vede i cristiani che sono sicuramente ormai, stiamo parlando della seconda metà del IV secolo, ormai la stragrande maggioranza, ma non sono la totalità, c'è pur sempre una certa aristocrazia, non siamo a Roma, ma una certa aristocrazia e forse non solo aristocrazia, che è rimasta fedele ai vecchi riti pagani, che poi come sapete dire pagani non vuol dire nulla, perché poi i riti pagani possono essere evidentemente di vario genere. I cristiani sono divisi, e sono divisi tra quelli che chiamare cattolici è francamente un pochino azzardato, leggermente anacronistico, anche se la parola, l'aggettivo c'era già, ma che dovremmo chiamare cristiani niceni, cioè i cristiani che aderiscono alle verità proclamate come verità di fede dal Concilio di Nicea, 325, in presenza di Costantino. Il manifesto di Nicea lo conosciamo tutti perché il simbolon di Nicea è quello che ordinariamente i cattolici recitano subito dopo il Vangelo, e il credo. D'altra parte però, e soprattutto a Milano, non esclusivamente a Milano, ma soprattutto a Milano, c'è una forte, una densa presenza di ariani. È vero che gli ariani, cioè i seguaci di Ario d'Alessandria, la faccenda della iota, no? Omousia, Omoiousia, la seconda persona della Trinità, il Cristo, la seconda persona della Trinità, è della stessa sostanza del Padre, secondo i Niceni. Secondo gli Ariani non è proprio la stessa sostanza del Padre, è una sostanza molto simile. Tuttavia, quello che per i Niceni è la seconda persona della Trinità,
per gli ariani non è affatto la seconda persona della Trinità, perché il credo ariano scardina evidentemente la realtà trinitaria. Gesù, figlio di Dio, è di una sostanza molto simile a quella del Padre, il che vuol dire che gli ariani sono più, dal loro punto di vista, rigorosamente monoteisti che non i niceni. Questo vuol dire che gli ariani, come tali, hanno un dialogo più interessante, più forte, più stretto con una comunità che a Milano è importante, ma è importante anche in altre città dell'impero, con cui i niceni non hanno buoni rapporti. E questa comunità, evidentemente, è la comunità ebraica. E ne parleremo, perché spero di arrivarci, perché c'è un episodio che riguarda Ambrogio e che tocca molto profondamente i rapporti con le comunità ebraiche. Infine, naturalmente, gli ariani hanno un rapporto particolare anche con il mondo romano pagano. Davanti al cristianesimo niceno, che sottolinea la differenza, la discontinuità, la novità del fatto che l'impero sta diventando cristiano, anche se insomma l'iter legislativo che fa sì che il cristianesimo sia l'unica fede accettata, in realtà è un iter molto, molto complesso, fatto di leggi che vengono emanate, poi ritirate, poi modificate. C'è un senato, c'è pur sempre un senato a Roma, e in questo senato c'è una forte presenza pagana. La polemica dell'altare dell'Ara della Vittoria, ne riparleremo. Tutto questo fa sì che gli ariani abbiano un rapporto privilegiato con gli ebrei, che i niceni rimproverano loro, abbiano un rapporto privilegiato altresì col mondo pagano. In qualche modo i pagani guardano agli ariani come a cristiani con i quali il colloquio è più facile. A cristiani, se lo volessimo dire in maniera proprio palesemente, platealmente, volgarmente anacronistica, come a cristiani più tolleranti. E forse lo erano nei confronti dei pagani, anche perché gli ariani si sentono minacciati dai niceni, che diventano sempre più la maggioranza, ma hanno buone frecce al loro arco. Anzitutto hanno la simpatia della casa imperiale, perlomeno finché la casa imperiale è rimasta in mano ai successori di Costantino. Costanzo II, per esempio, che è stato imperatore dal 53 al 71, mi pare, Costanzo II è naturalmente ariano. E il fatto che sia ariano, poi, dopo Costanzo viene Giuliano, e Giuliano sapete che restaura in qualche modo, anche se il discorso è molto problematico, ma non lo farò perché veramente ci porterebbe via una grossa fetta di tempo, restaura addirittura in qualche modo alcuni dei culti pagani, e comunque perseguita o tiene a bada i cristiani in un modo particolare. Gli ariani però non hanno soltanto nella famiglia imperiale i loro sostenitori, li hanno molti sostenitori anche nella corte, sia nelle corti di queste residenze imperiali, di città residenze imperiali. Ecco, bisognerebbe ricalcitrare davanti alla tentazione di definirle proprio capitali. Capitali, cioè il Caput Orbis, il Caput Mundi, il resta Roma, anche se ormai è diventata un museo di memorie, e la sede pur sempre di un senato che in qualche modo però funziona. Gli ariani poi hanno dalla loro gran parte dei militari del tempo, soprattutto quelli d'origine barbarica, germanica, perché i missionari ariani sono stati più svelti di altri missionari nel cristianizzare alcuni popoli germani, e lo sappiamo, no? Poi, a parte il caso molto particolare dei franchi, i goti, in un primo tempo i burgundi, i longobardi, eccetera, eccetera, saranno tutti interessati dall'eresia ariana. Si dice di solito, e sono quelle spiegazioni che non convincono mai nessuno, sono spiegazioni un po' troppo facili, l'idea ariana di un Cristo
che non è proprio Dio, e quindi non c'è questa complicazione della distinzione delle persone, ma della comunità di sostanza, eccetera, è più facile a comprendersi, e questo spiega perché i barbari accettano. Beh, è una spiegazione molto, molto volgare, anche leggermente razzista, fra parentesi. Insomma, sono cose più semplici, e quindi i barbari, poverino, li capiva meglio. No, non convince. Non convince, infatti, gli studiosi in generale queste cose non le dicono, o non le dicono più, perché qualcuno in passato le ha dette. Però c'è questa situazione complicata. E allora, Milano, grande città, perché al tempo della tetrarchia è stata la sede di Aurelio Massimiano, Massimiano Erculeo, il quale ha costruito la Grande Milano, è stato il primo costruttore della Grande Milano, ha riorganizzato, fatto una seconda cerchia di mura, ha organizzato il fosso d'acqua che la circonda, ha dotato la città di terme, zona grosso modo San Babila, eccetera, quella zona lì. Ha creato una serie, ha organizzato il circo che forse c'era già, ma l'ha ampliato, ha creato la realtà dei grandi palazzi imperiali, immediatamente nella zona sud, a sud-est dell'attuale Castello Sforzesco, eccetera. Quindi una città che sente molto questa presenza. È una città turbolenta a modo suo. Com'è che in questa città plana questo giovane personaggio? Qui veramente siamo davanti a un problema che ha degli elementi ardui a essere giudicati correttamente. In questo senso, noi non ne sappiamo abbastanza e sentiamo che già sotto all'arrivo di Aurelio Ambrogio a Milano, c'è qualche cosa di importante, di molto serio. Aurelio nasce, non lo sappiamo quando, perché la sua data di nascita la ricaviamo da un passo molto discusso di una sua lettera. Lui dice, nel momento in cui scriveva, aveva un certo tipo di età, 50 anni più o meno, abbiamo fatto un calcolo, e quello che viene fuori è che, siccome lui cita molto imprecisamente certi fatti, o perlomeno siamo noi che li cogliamo imprecisamente, lui può essere nato in un arco di anni che vanno dal 303 al 340. È morto, questo lo sanno tutti, nella notte fra il Venerdì Santo 3 e il Sabato Santo 4 del 397. Quindi è un uomo che ha vissuto una sessantina d'anni, cosa che per il IV secolo non era esattamente un traguardo da poco. Nasce, anche se non è escluso che abbia potuto nascere in una qualche altra città della Gallia, della prefettura della Gallia, di solito si dice Lyon, però la maggior parte degli autori propende per l'idea che lui sia nato a Treviri, dove il padre svolge appunto una funzione prefettizia. Quindi siamo davanti a una grande famiglia, è la gens Aurelia, che ha dato imperatori, senatori, eccetera, eccetera, anche se è una famiglia estremamente allargata, imparentata con lo stesso Massimiano. Famiglia sicuramente cristiana da tempo, la famiglia di Ambrogio vanta addirittura un martire, anzi una martire al tempo dell'era dei martiri, quindi martirizzata sotto Massimiano, che come sapete era molto più duro dello stesso Diocleziano, o perlomeno alcuni episodi lo fanno pensare. Famiglia di grande tradizione cristiana, di grande spiritualità, si direbbe una parola un po' fuori moda, tanto è vero, poi, detto fra parentesi, che dei tre fratelli, Ambrogio è il minore, Safiro, Ambrogio e Marcellina, tutti e tre sono usciti fuori santi, quindi una gran bella carriera. Però c'è un problema. Verso la metà degli anni 60 succede qualche cosa, e noi francamente non sappiamo che cosa. Il padre di Ambrogio sparisce di circolazione, e intorno alla sua memoria
cava una sorta di silenzio. Qualcuno ha parlato addirittura di una sorta di damnatio memoriae. È stato coinvolto in una congiura, è caduto in disgrazia, gli è successo qualche cosa. Non sappiamo con precisione, sono i primi tempi dell'impero di questo personaggio molto interessante che è Valentiniano I e naturalmente di fratello Valente in Oriente. Valentiniano I è fra l'altro un adepto molto sicuro, molto deciso della fede nicena, è un cattolico direbbe fra virgolette. Ora il problema è che Valentiniano aveva tra i suoi antenati eccetera, anche tra i suoi diretti antenati, ma gente che non era esattamente in fama di grande interesse per il cristianesimo, e poi sposa una donna straordinaria, una donna di una statura purtroppo meno conosciuta, ma di una statura che qualche volta qua e là ricorda personaggi come Teodora, eccetera, che è l'imperatrice Giustina, che poi sarà l'imperatrice madre, perché sarà l'imperatrice madre sia di Graziano sia di Valentiniano II, cioè degli imperatori che verranno dopo. Quindi questo personaggio così rigorosamente niceno, di cui è nota la fede nicena, sposa però una che è una criptoariana. Anche se pare che Giustina tutto il suo arianesimo, che poi rinnegherà in punto di morte, ma sapete, in punto di morte succedono tante cose, però per tutta la vita, almeno da quando è rimasta vedova, cioè dal 375, lei darà prove molto ferme di fede ariana. E quando si stabilirà a Milano, cosa che gli succederà molto spesso, la città sentirà la presenza dell'imperatrice. Bene, dopo la caduta in disgrazia e anche la morte, o comunque questa sparizione in circostanze poco sicure del padre di Ambrogio, la famiglia si sposta a Roma, dove hanno parenti, fra l'altro famiglia ricchissima che aveva tenute latifondi interi in Sicilia, in Africa, latifondi che poi, fra parentesi, come è noto, Ambrogio metterà a disposizione del popolo milanese, una delle cose per cui Ambrogio è rimasto famoso a Milano, sovvenendo proprio la città in tempi di carestia, e è il caso di dirlo, proprio di tasca sua. Questa famiglia, ancora ricca, ancora influente, però va a Roma, dove la vedova sembra barcamenarsi, non trovarsi bene, alla fine ci si sposta verso la prefettura d'Oriente, si va a finire a Sirmio, attualmente Croazia, e da Sirmio poi finalmente il giovane Ambrogio, insieme al fratello Satiro, che hanno già intrapreso una carriera nello Stato, mentre invece la sorella ha preso già in tempi romani, durante il soggiorno romano, ha preso il velo. Le vergini consacrate nel IV secolo non vivono ancora in comunità, anzi, fra gli studiosi è ancora fortissima la discussione se sia stato Ambrogio l'iniziatore o uno degli iniziatori del monachesimo femminile, e se questo monachesimo non sia nato addirittura proprio qui a Milano. Marcellina comunque non vive in comunità, sta in casa e sarà una interlocutrice di Ambrogio. Sono moltissime lettere che i due si scambiano. A Sirmio però, e questo è il problema, a Sirmio il dominatore della situazione è il prefetto del pretorio dell'Italia e dell'Illirico, che è Sesto Petronio Probo. Probo di cognomen, non si sa quanto probo di fatto. In realtà l'impressione, questo era un veronese molto ricco e anche molto, molto potente, molto conscio della sua potenza, e un facitore di funzionari, un organizzatore di tutto un gruppo di suoi seguaci, di suoi fedelissimi che lui piazzava con grande abilità nei posti importanti, dà l'impressione di essere un pochino sul piduista, tutto sommato, il Sesto Probo.
Ebbene, non è un'ombra, perché è così che vanno le cose. Del resto poi noi non sappiamo nulla sui rapporti fra Sesto Probo e Ambrogio, non possiamo dare un giudizio al riguardo. Dobbiamo segnalare il caso. Ambrogio e il fratello Safiro si mettono immediatamente nell'ombra di Petronio Probo. Perché? Perché vogliono far carriera. Probo resterà prefetto fra il 368 e il 376, ma c'è una cosa in più da dire. Nel 71 Probo diventa console insieme con l'imperatore, insieme con Valentiniano I. Anche gli imperatori facevano i loro anni di consolato, di quando in quando, qualcuno ne ha fatti di più, qualcuno meno, eccetera, eccetera. Nel 71 però l'essere console insieme all'imperatore non era poi una carica così formale, non si trattava soltanto di dare inizio ai giochi del circo, alle gare di corsa, no, c'erano ancora prerogative interessanti, e soprattutto Probo, stando più a contatto con Valentiniano, ha modo di influire ancora di più su di lui. Valentiniano si fidava molto di Probo, che lo conosceva come persona abile, e approfitta per infilare un suo uomo, e quest'uomo è proprio Ambrogio, come vir consularis, come preside della provincia dell'Emilia e Liguria. La Lombardia non c'era per evidenti motivi, i Longobardi poverini erano ancora in Europa centro-meridionale, centro-settentrionale secondo altri, comunque la regione non si chiamava così. Liguria ed Emilia. E Ambrogio fa da Milano, viene a Milano ed esercita le sue funzioni di governatore di provincia. Le esercita bene, non ne sappiamo abbastanza, bisogna fidarsi delle poche notizie che abbiamo a nostra disposizione. Certo però che le esercita tanto bene che quando nel 374 muore il vescovo Aussenzio, riesce a dominare una situazione veramente delicata. Bisogna fare un attimo un piccolo passo indietro, ricordarvi, l'ho già detto en passant, che nel 355, proprio a Milano, sotto la legida dell'imperatore Costanzo II, che era ariano, si era tenuto un concilio che era stato la rivincita degli ariani rispetto a Nicea. E da allora gli ariani a Milano si erano radicati tanto profondamente che un vescovo che è rimasto nella tradizione, diciamo, legalista cattolica milanese, è rimasto un vescovo famosissimo, gli si è dedicata anche una grande basilica, il vescovo Dioniso, viene cacciato ignominiosamente e viene messo sulla cattedra vescovile quell'Aussenzio di cui Paolino parla, come avete sentito, uomo demoniaco, uomo malvagio, falso cristiano, eccetera. Naturalmente bisogna fargli la tara, questo va da sé, però sta di fatto che nel 74 la città è, non possiamo dire sull'orlo della guerra civile, forse no, certamente le due fazioni si affrontano con una certa decisione, forse con una certa violenza, e Ambrogio interviene e abbiamo quella scena che evidentemente non ci convince granché, che è rimasta tradizionale: il bambino ex ore infantium, eccetera, eccetera. Quindi il bambino che decreta che è giusto che Ambrogio diventi vescovo, Ambrogio recalcitra. Tra l'altro, Ambrogio era ancora catecumeno. Ora, il catecumenato era l'istituzione per cui, quando si voleva accedere alla Chiesa cristiana, si faceva un periodo di training, un periodo di preparazione. Questo periodo di preparazione poteva anche essere piuttosto breve e ordinariamente andava dall'inizio dell'Avvento alla fine della Quaresima. Poi per Pasqua ci si battezzava e si prendeva anche il rito della confermazione, eccetera. Ma non è detto che andasse così, perché qualche volta, per infiniti motivi, il catecumeno preferiva restare tale, motivi che potevano essere un'estrema accuratezza nella preparazione, un'insicurezza interiore, o anche il contrario, una certa
nonchalance. Evidentemente siamo in un tempo, e questo lo sappiamo perché conosciamo molte cose di quel tempo, in cui l'essere cristiani non è affatto richiesto per essere alti funzionari dell'impero. Non è naturalmente nemmeno proibito, anzi, però i tentativi di Valentiniano I di far diventare il cristianesimo in qualche modo l'unica fede dell'impero si sono tradotti in leggi che poi sono state immediatamente ritirate, su cui non c'è assolutamente piena luce ancora, forse non ci sarà mai. E allora Ambrogio diventa vescovo. Dietro questo consolaris che viene incaricato di reggere la Chiesa in una città che è una delle capitali dell'impero, delle residenze imperiali, chiamatela come volete, in un momento di grande tensione, in una città difficile, beh, insomma, non si va molto lontano dalla verità, almeno presumibile, pensando che ci sia dietro la volontà dell'imperatore. In quel momento sta a Treviri, perché la situazione ai confini non è così rosea, allora Valentiniano in quel momento preferisce stare nel capoluogo della prefettura della Gallia, a contatto col limes renano. Però dietro a Valentiniano, o meglio, Valentiniano agisce forse attraverso il prefetto Probo. E chissà che in realtà non sia proprio Probo in prima persona che pensa di gestire la città di Milano attraverso questo suo uomo di fiducia. E qui veramente nasce un problema che ameremmo tanto riuscire a risolverlo, di cui vorremmo tanto parlare con maggior sicurezza. Vedete, è qualche cosa che si ripresenta spesso nella storia, e in particolar modo nella storia delle società cristiane. Pensate a Becket e il suo re, insomma, al rapporto fra Enrico II d'Inghilterra e San Tommaso Becket. Siamo in pieno XII secolo, il resto, Eliot, l'assassinio della cattedrale, lo conosciamo tutti. Tommaso Becket è veramente la pupilla dell'occhio destro di Enrico. Vanno insieme a battaglia, in battaglia, vanno insieme a donne, vivono insieme, mangiano insieme, scherzano insieme, sono come fratelli. Quando Enrico a un certo punto vuol dominare quest'organo così vischioso, turbolento che è la Chiesa d'Inghilterra, piena di questa gentaccia sassone, e Tommaso Becket è a sua volta sassone, ci mette il suo prediletto. Sicuro che il suo prediletto farà il suo gioco, e non lo farà perché è un vile, e non lo farà perché ha paura, e non lo farà per tornaconto, ma lo farà perché ama il suo re, e lo ama anche come amico. Non va così. E alla fine Enrico II in qualche modo si libera di Tommaso Becket facendolo uccidere, o dice qualche cosa che qualcuno del suo entourage intende in quel modo. Enrico II poi farà una durissima penitenza pubblica, e non la penitenza pubblica nel IV secolo era quasi ordinaria, anche per i sovrani, ce ne sarà un caso illustre che vedremo fra poco, ma nel XII secolo non lo era più tanto. La domanda è che il racconto di Enrico II e di Tommaso Becket non sia in qualche modo lontanamente ispirato anche a qualche vicenda di Ambrogio. Le vicende di Ambrogio non furono cruente, non furono così violente, ma c'è qualche cosa dietro. Così come siamo sempre, guarda caso, nella Chiesa d'Inghilterra, 3-4 secoli dopo Enrico II e Tommaso Becket, il copione si ripete. Molto simile, non proprio uguale, mutandis mutanda, mutatis mutandis, con molti mutanda a mutare, ma siamo lì, perché fra Enrico VIII e San Tommaso Moro si stabilisce lo stesso rapporto. Grande fiducia, grande affetto reciproco, il re però fa un errore. Pensa che quel suo amico così bravo, così serio, così buono, così pio,
è anche così sicuramente suo amico che gli metterà la Chiesa nelle mani quando sarà, quando ne avrà la possibilità, anche se Tommaso Moro non diventa vescovo, è un'altra cosa, sono appunto in mutanda da mutare, e invece non va così. È probabile, non è certo, non c'è nulla di certo in queste cose, ma è molto probabile che Ambrogio abbia profondamente deluso sia l'imperatore sia soprattutto il prefetto Probo. Una volta divenuto vescovo, questo ligio funzionario imperiale svela un aspetto del suo carattere che probabilmente nessuno si aspettava. Non solo, ma quanto era stato notoriamente imparziale, equanime, al di sopra delle parti, l'aveva fatto vescovo per quello, almeno secondo il racconto ufficiale, da consularis, da governatore, quanto diventa invece assolutamente duro e inflessibile difensore dei diritti dei cristiani niceni nei confronti di tutti gli altri gruppi che ci sono nell'impero, gli ariani, i pagani, gli ebrei, eccetera. Non si tratta naturalmente di presentare un Ambrogio, dottor Jekyll e Mr. Hyde, questo no. D'altra parte però noi non sappiamo, veramente, ignoriamo che cosa sia sul serio accaduto ad Ambrogio, soprattutto proprio in questo momento di disordine, di paura, di incertezza, questo momento che Paolino ci riporta in modo tutto sommato edificante. Ambrogio che non si sente degno, che non si sente all'altezza, che ha paura, che fa di tutto, scompare, fugge, ma Dio lo ferma e alla fine davanti a Dio c'è stata una caduta da cavallo come quella di Saulo sulla via di Damasco. Noi non lo sappiamo. Certo è che dopo la seconda metà di novembre, il famoso giorno dell'Ambrogio Vescovo, la scena si svolge probabilmente nella Basilica Nova, quindi grosso modo Piazza del Duomo per intendersi, ma non lo sappiamo con precisione, molte cose ci restano incerte di questa toponomastica o di questa situazione topografica di Milano. Dopo quello Ambrogio diventa un vescovo assolutamente difensore in maniera rigorosa e, diciamolo pure, unilaterale della sua chiesa, al di là dei rapporti con gli altri gruppi e molto spesso proprio contro i rapporti con gli altri gruppi. Ambrogio però diventa anche qualche cosa di più. Diventa anche, non a caso, è il vescovo di Milano, è il vescovo di una grande capitale, diventa anche in qualche modo un ispiratore dei vescovi vicini e di tutta la Chiesa occidentale, non solo occidentale, lo si vede molto bene al Concilio di Aquileia, che egli fa indire nel 381, perché la situazione illirica la conosce molto bene. È stato qualche anno a Sirmio, sa che l'Illiria è un centro importante di resistenza ariana e vuol stroncare la resistenza ariana decapitandola, eliminando i vescovi ariani, non fisicamente naturalmente, e ci riesce nel 381. Ci riesce con una regia straordinaria di questo concilio, forse molto più importante di quanto non sembra dalle fonti. Immediatamente passa all'altro avversario, con un rigore, sempre affrontando gli avversari singolarmente, quasi non cercando di evitare che in qualche modo si compattino fra loro. Nel 381 e fino al 381 sembra che Ambrogio non ci dica niente del mondo pagano. Eppure ci sono i pagani e sono naturalmente la gente che sta nei pagi, nelle campagne, ma di quello il IV secolo sembra non preoccuparsi, e sono alcune aristocrazie cittadine, quelle sono più preoccupanti, soprattutto quella senatoriale. Nel 382 l'imperatore Graziano
decide di far rimuovere, e sarà una storia lunghissima, un tormentone, l'altare, l'ara della Vittoria che sta al Senato a Roma. Immediatamente i senatori mandano a Graziano un'ambasceria. Graziano in quel momento si muove un po' a Trevi, un po' a Milano, un po' altrove, perché siamo nel IV secolo, eh? Il limes orientale non è sicuro, ma anche quello occidentale dà dei problemi. Ma Graziano, accampando una scusa tratta ai senatori, non riceve nemmeno la delegazione dei senatori, che non sembrano nemmeno tutti, e questa è una cosa molto interessante e non ancora veramente messa a fuoco. Questi senatori non sono nemmeno tutti pagani, c'è anche qualche cristiano. Da quello che ci dice Ambrogio, sembra quasi di capire che in fondo l'elemento della romanità prevaleva sull'elemento propriamente della conversione all'interno del Senato. In altri termini, c'è una maggioranza cristiana che però è contraria al taglio netto rispetto alle antiche tradizioni romane. L'ara della Vittoria, gli stessi cristiani sono dell'avviso che tutto sommato è un simbolo statale forte, un simbolo di, oggi si direbbe, di identità imperiale, che va mantenuto. Ambrogio su questo è assolutamente inflessibile e ne parla con Graziano. Ma Graziano nel 383 viene ucciso a Lione dai partigiani di un agitatore militare molto, molto, molto cattolico, molto cristiano, molto niceno, molto convinto, egli stesso, che è l'imperatore Massimo. E si crea una situazione non di guerra civile, ma di diarchia occidentale che è leggermente illegittima, è uno stato di fatto rispetto al più o meno ben oliato meccanismo delle successioni imperiali. Si ha un periodo in cui si hanno due imperatori in Occidente, si ha Massimo che si piazza a Trevili e Valentiniano II invece, il fratello di Graziano e figlio dell'imperatrice Faustina, che si piazza invece a Milano. Massimo non nasconde la sua volontà di riaprire il dolorosissimo capitolo delle guerre civili. Più volte fa capire che da Trevi ha intenzione di marciare attraverso le Alpi e di passare in Italia e di occupare Milano, quindi di eliminare il suo rivale del quale aveva ucciso il fratello. A questo punto la famiglia imperiale a Milano fa appello al vescovo Ambrogio. Ambrogio va a Trevi, cerca di convincere Massimo che tutto sommato non è proprio il caso di riaprire il capitolo dolorosissimo delle guerre civili. Massimo risponde in maniera piuttosto ambigua, Ambrogio capisce che non è il caso di insistere, a corte non sono contenti, mandano un altro ambasciatore che però fallisce ancora in maniera ancora più forte di quanto aveva, più grave di quanto aveva fallito Ambrogio. Nell'84 Ambrogio torna alla carica, di nuovo va di nuovo a Trevi. Valentiniano è un bambino, Valentiniano II è un ragazzino di poco più di 10 anni. Il vero capo di governo che da Milano gestisce la cosa, anche a nome del figlio, è naturalmente la reggente, l'imperatrice madre Faustina, che è ariana personalmente, ma che per il momento non dà particolari segni di voler riaprire il contrasto fra ariani e niceni a Milano, anzi, è molto fiduciosa delle capacità diplomatiche di Ambrogio. E Ambrogio torna a Trevi, questa volta con un incarico addirittura delicato, patetico, quasi commovente da un certo punto di vista. Chiede a Massimo la restituzione del corpo di Graziano che sta a Lione. Massimo risponde, questo è abbastanza divertente però, da cristiano, trincerandosi però dietro il vecchio diritto imperiale.
I morti vanno lasciati dove sono. Qui veramente affiora un grande conflitto di culture e a questo punto bisognerà pur parlare anche di quello che Ambrogio nel frattempo faceva a Milano, perché Ambrogio è uno straordinario ricercatore di reliquie ed è un ricercatore di reliquie anche fortunato, non si limita a cercarle, le trova. Oddio, è vero che si è detto senza ironia, pochina ironia magari sì, in latino l'espressione rinvenimento di reliquie si dice, è un'espressione che si qualifica con una parola molto precisa, che è un termine tecnico, inventio. Quindi colui che trova le reliquie è un inventor di reliquie e Ambrogio di reliquie ne ha trovate parecchie. Per esempio, a un certo punto ha cominciato a organizzare la città quasi ponendo Milano sotto la guardia di una cintura di santuari, naturalmente come sempre succedeva per i santuari cristiani, eretti sul sangue dei martiri, quindi in aree cimiteriali rigorosamente suburbane. Prima di affrontare questo problema, che però è capitale, vediamo cosa succede nella seconda visita di Ambrogio a Trevi. Ambrogio chiede il corpo di Graziano. La madre è l'autore di un messaggio da parte di una madre orbata del figlio. Massimo non si lascia intenerire, ma non rifiuta nel nome di una malvagità o di una insensibilità dichiarata, no. Rifiuta nel nome della vecchia tradizione pagana, per cui i morti devono stare al loro posto e non si possono toccare, sono piuttosto pericolosi quando vengono toccati, eccetera. La tradizione cristiana è diversa. La morte non esiste più. Esiste la comunione dei santi, di tutti quelli che sono in grazia di Dio. È irrilevante che siano morti o non morti, non solo. Il morto martire è... dietro alla richiesta di far rientrare Graziano, il corpo di Graziano a Milano, c'è probabilmente una volontà di dichiarare martire l'imperatore Pio che è stato ucciso dall'usurpatore, e Massimo questa cosa la capisce immediatamente. I corpi si spostano, si tagliano a pezzi, si distribuiscono, si fa tutta una serie di cose che è assolutamente rivoluzionaria e anche sconvolgente dal punto di vista della mentalità pagana, ma non solo dal punto di vista della mentalità pagana, anche dal punto di vista dei problematici cugini dei cristiani, cioè degli ebrei, che condividono il punto di vista pagano, sia pure per tutt'altra ragione, che il morto va lasciato lì ed è pericoloso e contaminante il toccarlo. Naturalmente Massimo rifiuta il corpo di Graziano e lo rifiuta nel nome del vecchio diritto, al quale lui personalmente potrebbe anche derogare in quanto è cristiano, non può come cristiano ignorare il culto delle reliquie, però come imperatore preferisce non disturbare l'ordine di questa, che nel IV secolo è ancora una tradizione viva. D'altra parte si rende perfettamente conto dell'uso demagogico, esplosivo, che Ambrogio e magari l'imperatrice Giustina potrebbero fare delle spoglie di Graziano. È evidente che siamo alla vigilia di una nuova fase di guerra guerreggiata. Nel frattempo succedono infinite cose. I senatori romani tornano alla carica perché rivogliono l'altare della vittoria. Questa volta si muove addirittura il prefetto Zurbi, cioè una grande carica dell'impero, il governatore di Roma. Il prefetto Zurbi è anche un grande retore, Simmaco, e noi abbiamo la sua splendida relazio, in cui si parla della restaurazione dell'altare della vittoria, ricordando che Roma ha prosperato finché ha osservato la Pax Deorum e che è da quando
la Pax Deorum comincia a vacillare perché i cristiani hanno rotto il patto fra gli dèi e la città di Roma. È da allora che l'impero ha subito una serie di rovesci, l'ultimo dei quali era particolarmente bruciante, battaglia di Adrianopoli, 378. I Goti vincono i Romani, li umiliano come soltanto i Persiani erano riusciti a fare. Fino ad allora l'imperatore Valente muore sul campo. Sì, questo naturalmente permette per un attimo di ricostruire l'unità dell'impero, poi il giovane piccolissimo, il piccolo Valentiniano, trova immediatamente però un Augusto per l'Oriente che sarà effettivamente portatore di un grande destino, perché viene nominato Teodosio, e Teodosio, come sapete, poi ricostruirà, sia pure ricostituirà, sia pure in maniera effimera, l'unità dell'impero. Mentre accadono tutte queste cose, naturalmente Ambrogio risponde alla relazione di Simmaco e risponde che la Pax Deorum, nessuno può credere più alla Pax Deorum da quando gli dèi si sono rivelati falsità, che quello che veramente tutela l'impero è la Pax Christi, che quindi evidentemente nel nome della Pax Christi i vecchi simboli dell'impero, per venerabili che siano, per le loro tradizioni eccetera, debbono essere espunti, che l'altare della vittoria va tolto dal Senato, che è offensivo per il Senato stesso ed è pericoloso, perché la permanenza di questi simboli pagani attira sull'impero l'ira di Dio, e quindi non è l'ira degli dèi che ha causato i rovesci di Roma, ma al contrario, l'ira del Dio d'Abramo, di Isacco, di Giacobbe e di Gesù, che non si sente ancora l'unico ad essere adorato nell'impero. Nel frattempo c'è una disposizione, temo che ormai il tempo cominci a scarseggiare, ma c'è una disposizione straordinaria che purtroppo nella Milano d'oggi la si vede piuttosto male ancora oggi, ma la si può recuperare a partire dalla metà degli anni 70, diciamo immediatamente, da quando Ambrogio diventa vescovo, fino a grosso modo la metà degli anni 80, ma si prolunga anche in seguito. Ambrogio si dà a una straordinaria attività di organizzatore di liturgia e di architettura sacra. La città di Milano viene letteralmente circondata da quattro basiliche. Ora, come sapete, il Cardo e il Decumano a Milano sono molto spostati nella direzione nord-est-sud-ovest praticamente. Questo dipende dal fatto che quando si fonda una città romana si stabilisce un cardo nella linea nord-sud e un decumano nella linea est-ovest, partendo evidentemente dalla linea est-ovest, che è quella del sorgere e del tramontare del sole, per cui io no, ma gli esperti in materia possono calcolare abbastanza bene in che giorno preciso è stata fondata una città romana, perché evidentemente si usa la direzione est-ovest di quel giorno particolare, e siccome, come sapete, la Terra si muove nel modo che conosciamo intorno al Sole, per cui d'estate la Terra è più esposta al Sole nell'emisfero australe, boreale, piuttosto che in quella australe, se ne dovrebbe dedurre a occhio e croce, ma insomma, c'è chi ha fatto i calcoli, che Milano è stata fondata in un momento primaverile estivo, quindi praticamente l'asse del decumano è molto spostato verso est. E Ambrogio fonda quattro grandi basiliche che, proprio con un sistema evidentemente cruciforme, difendono la città di Milano. Quindi la Basilica Martyrum, immediatamente, diciamo, settore che dovrebbe essere sud nell'asse ideale, in realtà è piuttosto sud-est, ed è
la Basilica Ambrosiana che conosciamo, la Basilica Profetarum, che è la vecchia la basilica dedicata a Dioniso, al vescovo che Ausenzio Ariano aveva cacciato, la Basilica Virginum a ovest, nord-ovest piuttosto, che è San Nazaro, San Nazaro in Brolo, e infine la che è San Simpliciano, opposta a San Nazaro in Brolo, e infine la Basilica Apostolorum, che è San Nazaro. C'è un discorso teologico molto preciso, c'è un asse nord-sud che è l'asse della divinità del Cristo, garantita dai profeti che l'hanno annunziata e dai martiri che l'hanno testimoniata. C'è un asse, l'asse del decumano, l'asse est-ovest, che è l'asse della umanità del Cristo, garantita dagli apostoli, prima di tutto dalle vergini e poi dagli apostoli, che ne sono stati di tale umanità testimoni. Non c'è soltanto questo, c'è un'attività che è molto forte nella progressiva emarginazione, in qualche momento più soft e in altra più dura, della comunità ariana a vantaggio della comunità nicena o della comunità cattolica. Praticamente gli ariani si trovano, dall'azione del vescovo, spodestati di tutte le loro chiese. Interviene l'imperatrice, e interviene naturalmente, istigato dall'imperatrice, anche il giovane imperatore, chiedendo che agli ariani si dia almeno una chiesa, la Basilica Porziana, di cui non sappiamo nemmeno l'ubicazione. Poi l'imperatore cambia idea e vuole addirittura che si dia agli ariani la Basilica Nova, più grande, la Maior. Ambrogio fa, verso l'86, organizza una resistenza di popolo che è straordinaria dal punto di vista proprio tattico-strategico, occupazione delle basiliche. Il vescovo che scende, naturalmente assicurando la corte che la sua funzione è quella di far da paciere, ma che scende anche lui nelle basiliche insieme al popolo, prega, canta, organizza inni, è la prima radice, se volete, della liturgia ambrosiana, che poi si svilupperà largamente, in maniera largamente posteriore ad Ambrogio, ma gli inni sono quelli che compone in gran parte per questo momento. C'è quasi uno scontro fra soldati, che in una certa misura sono anche ariani, e popolo milanese cattolico. Alcuni soldati solidarizzano col popolo. A un certo punto si crea veramente una tensione tra il potere supremo, che in quel momento sta a Milano, più o meno casualmente, perché come sappiamo si muoveva, e il vescovo e il popolo milanese. La cosa termina più o meno con la vittoria di Ambrogio, che non è però definitiva, perché immediatamente l'imperatrice madre getta subito fra i piedi del vescovo un altro ostacolo, lo Scita Mercurino, che è coperto da una sorta di damnatio memoria dalla tradizione cattolica. Lo Scita Mercurino, un chierico entrante, subdolo, ipocrita, eccetera, eccetera, è la propaganda nicena che lo presenta così, che viene a essere proposto come vescovo della comunità ariana e prende sintomaticamente il nome di Ausenzio, è Ausenzio II. Si crea una situazione nuova, perché per la verità fra ariani e niceni non c'era mai stata fino allora una separazione diocesana. Non è che gli ariani avessero il loro vescovo e i niceni avevano il loro, era piuttosto un'alternanza imperfetta a seconda dei casi, del prevalere dell'una o dell'altra parte, ma tra ariani e niceni non c'è la coscienza
che ci sarà successivamente, nel secolo successivo, pensate a Teodorico, eccetera, di appartenere a due chiese diverse. Si tratta piuttosto di due fazioni all'interno della stessa chiesa. La volontà dell'imperatrice di dotare il gruppo niceno, il gruppo ariano, di un suo vescovo è naturalmente a questo punto dirompente. Ambrogio torna in campo ancora una volta chiedendo che il vescovo intruso sia cacciato. Secondo alcuni provoca un nuovo movimento di folla, secondo altri cerca di sedare lo spontaneo movimento di indignazione della folla milanese. Sta di fatto che noi abbiamo una bella fonte, l'orazione contra Ausentium, che è importantissima perché è uno dei fondamenti, qualcuno potrebbe anche dire uno dei fondamenti dell'identità occidentale, se vuole, o dell'identità occidentale moderna, è la orazione nella quale Ambrogio dichiara con chiarezza che il capo dell'impero non è anche il capo della Chiesa, che la Chiesa ha una sua autonomia nelle cose della fede, nelle cose dell'organizzazione religiosa, e che per seguire, proprio per citare alla lettera la frase famosa del Contra Ausentium, paragrafo 35, l'imperatore sta nella Chiesa, non è al di sopra di essa. Solita ragione per cui nelle sue basiliche Ambrogio cura molto che il presbiterio sia un luogo privilegiato a cui hanno accesso solo i chierici. Il che vuol dire che lo stesso imperatore, quando assiste alle sacre funzioni, non può accedere al presbiterio. Il che vuol dire che in un qualche modo l'imperatore, nel sistema dell'impero cristiano, questo può essere anche ovvio per noi, nel IV secolo lo è molto meno, l'imperatore non è più una vera e propria sacra persona. Poi sappiamo che lo resterà nel mondo cristiano. Sappiamo che le incoronazioni imperiali e reali sono dei sacramentalia. Sappiamo che l'imperatore o anche i re cristiani, quando assumono la corona, diventano anche membri del clero, diventano diaconi, anche se immediatamente vengono dispensati da far la vita ai diaconi. Ma tutto questo nel IV secolo ancora non c'è. Nel IV secolo c'è una distinzione che Ambrogio sostiene fortemente tra clero e popolo, che non era così chiaramente sentita. È inutile ricordare cose che magari sappiamo tutti, anche se ci dimentichiamo di saperle. Non c'è una vita particolare del clero distinta da quella del popolo nel IV secolo. Non ci sono segni particolari di distinzione. Ambrogio non ha vesti vescovili o vesti sacerdotali. Si crea quindi l'inizio di quella dicotomia alla quale poi noi saremo abituati e con la quale saremo abituati a convivere. Nel 386 proprio tutto questo ha una sanzione precisa in un avvenimento capitale proprio nella Basilica dei Martiri, la Basilica Ambrosiana, che è quasi terminata. In questo Ambrogio si dimostra quello che è. Ambrogio non è un milanese ed evidentemente molti di quei riti che poi noi vediamo sfociare nel rito ambrosiano, in realtà, che siano posteriori all'Ambrogio lo sappiamo tutti, ma molti di quelli probabilmente erano già radicati prima di Ambrogio, e una volta tanto Ambrogio si trova in una situazione delicata col suo stesso popolo, che ordinariamente sembra seguirlo ciecamente, perché secondo una tradizione che non è milanese chiede ufficialmente al popolo, anzi annuncia ufficialmente al popolo, che come vescovo e fondatore della Basilica Martirum il suo posto, una volta morto, sarà sotto l'altare.
nel luogo del, ordinario del sangue dei martiri. Tutto questo il popolo milanese non lo accetta. Abbiamo qui un momento in cui questo grande combattente nel nome del popolo cattolico milanese entra in conflitto col suo stesso, con la sua stessa gente. Tanto è vero che per fortuna siamo nell'area cimiteriale a ovest della città, per fortuna Ambrogio trova i corpi dei santi Gervasio e Protasio, e insieme con i corpi dei santi Gervasio e Protasio poi in realtà lui sarà sepolto. E allora si arriva al compromesso: la chiesa si fonderà, l'altare si erigerà sul sangue dei martiri, come è tradizione, che sono Gervasio e Protasio, che vengono sepolti sotto l'altare. Quando sarà il momento, poi arriverà anche Ambrogio. Il momento però è ancora lontano, ci sono altre vicende, e le vicende interessano sempre di più, a questo punto, un nuovo protagonista che bisogna introdurre, ed è l'ultimo grande protagonista che dovremo introdurre in questa storia, che è l'imperatore Teodosio. L'imperatore Teodosio, il quale era già dal 379 l'Augusto d'Oriente, e che poi, quando Valentiniano II muore nel 392, per vari motivi, salto a pie pari, altre cose, la ribellione di Eugenio, che pure è importante perché Eugenio, favorito dal Magister Militum, è anche lui un cristiano, ma cerca di radicarsi nella sua funzione imperiale favorendo l'aristocrazia pagana, e allora si torna alla carica con l'eterno tormentone dell'altare della vittoria, eccetera, che è un leitmotiv in tutta la tradizione ambrosiana e in tutta l'attività di Ambrogio. Però, mettendo da parte questi eventi, che sono quelli del 90 più o meno, e che del 91, 92, 93, che porteranno Ambrogio addirittura a fare un lungo tour nell'Italia centrale, perché Ambrogio si toglierà da Milano, mentre Milano è in mano all'usurpatore Eugenio, e andrà in giro a fondare altre chiese. Forse se io ho un titolo per parlare lontano per parlare di Ambrogio, è che Ambrogio passa per essere, non a caso, per indizi non indifferenti, anche un fondatore della Chiesa fiorentina. Non a caso il grande tempio primigenio della Chiesa fiorentina non è tanto Santa Reparata quanto è piuttosto la chiesa dedicata al martire Lorenzo, che è una tipica chiesa ambrosiana e che a lungo ha mantenuto le tracce di questa memoria ambrosiana. Ambrogio è il santo liberatore di Firenze, perché nel 405 uno dei miracoli post mortem di Ambrogio, narrato da Paolino, è appunto quello di apparire ai Goti di Radagaiso sui monti Fiesolani e sconfiggerli e permettere così la vittoria alle legioni di Stilicone, che erano onestamente piuttosto deboli in quel momento. Quindi Ambrogio approfitta di questo momento di usurpazione del retore Eugenio a Milano per andare in Eugenio poi va anche a Roma, eccetera, c'è una situazione alquanto ingarbugliata che non ricorderò per motivi di tempo, ma lui approfitta di questo momento per organizzare chiese locali. Lo fa a Bologna, lo fa a Faenza, lo fa a Firenze, fonda basiliche, trova corpi dei martiri, riorganizza la vita liturgica di quelle chiese. In una parola, si comporta per quello che veramente è stato fino alla morte, cioè una sorta di metropolita della provincia italiana, almeno dell'Italia annonaria, dell'Italia settentrionale, se non di tutta l'Italia. I due episodi, però, nonostante siano molto importanti anche queste vicende, eccetera, anche perché chiariscono un'attività che è sempre estremamente complessa,
I due episodi che maggiormente segnano l'attività di Ambrogio nella sua fase ormai matura e prossima anche alla dipartita sono quelli che caratterizzano il suo rapporto con Teodosio. Teodosio viene, siccome il giovane Valentiniano era sempre più debole e poi morirà piuttosto giovane, Teodosio a un certo punto viene in Italia, si stabilisce a Milano fra il 388 e il 391, c'era appunto questi usurpatori che stavano nelle Gallie da tenere d'occhio e da Milano Teodosio comincia a organizzare l'impero pensando a quello che sarebbe successo di lì a poco, anche se non si sapeva che Valentiniano sarebbe morto e non dava nemmeno segni di particolare malattia o altro, però Teodosio capisce di essere in qualche modo designato a ricostituire l'unità dell'impero sotto una sola corona e allora si comporta di conseguenza. E lì veramente si nota come il vescovo di Milano, proprio perché sta a Milano, perché ha contatto con la corte imperiale, oltre che per il fatto che è un grande personaggio, possa avere la prerogativa di rispondere a un bisogno che la Chiesa nicena trova e che è il bisogno di rompere l'equilibrio dell'autocefalia delle varie chiese, del rapporto federativo fra le varie chiese. Tutti i vescovi sono di pari grado, ogni tanto ci si riunisce e si fa dei concili, ma nella chiesa di Nicena, nella chiesa cattolica, affiora molto presto questo bisogno di un riferimento che non sia soltanto il riferimento alle auctoritates delle sedi patriarcali, di quelle fondate cioè dagli apostoli, quindi Antiochia, quindi Alessandria, Roma evidentemente. Però il primato di Roma, in qualche modo già affiorato sul piano dell'autoritas, non sul piano del potere, ma sul piano del prestigio, il primato di Roma viene eclissato per tutto il periodo ambrosiano, di diritto e di fatto si potrebbe dire, proprio dalla figura d'Ambrogio. I papi di Roma in questo periodo non riescono ad emergere sotto una luce particolare. È il vescovo di Milano che in qualche modo collabora al governo della Chiesa per tutto l'impero, anche se in maniera rapsodica. Ci sono due casi che bisogna ricordare, saranno gli ultimi due casi, che avvengono a ruota durante la residenza di Teodosio a Milano. Poi a Teodosio Milano non gli piaceva, Milano appena può torna a Costantinopoli, ma tre buoni anni ci sta. E sono l'episodio della sinagoga di Callinicum e l'episodio della strage di Tessalonica. Sono due episodi che probabilmente nella tradizione posteriori si sono quasi fusi, per cui certi elementi che spettano storicamente all'episodio del 388 sono andati a rifluire sull'episodio invece del 390. Per andare brevemente per ordine, nel 388 a Callinicum, oggi Racca, Iraq settentrionale, Osroene, succedono dei tumulti piuttosto gravi. Gruppo di monaci che assale alcuni santuari gnostici, cosa del tutto normale, eh? Ricordate quello che facevano i circuncelliones egiziani, insomma, fenomeni di squadrismo del tutto normali anche nel mondo cristiano, anzi, tipici del mondo cristiano per la verità. Non solo i monaci assalgono gli gnostici, ma nello stesso tempo il vescovo di Callinicum in qualche modo fa salire e bruciare la sinagoga. I rapporti fra i niceni e gli ebrei non sono mai stati buoni. Teodosio, niceno di ferro, interviene e impone al vescovo di restaurare la sinagoga con il denaro della comunità cattolica. Ambrogio s'oppone violentissimamente.
gli scritti ambrosiani di questo periodo e di questo fatto rientrano nei classici dell'antigiudaismo, che allora era già abbastanza avanzato, non si può dire nascente, ma vengono corroborati proprio dall'autorevolezza di Ambrogio. E la sostanza della sua requisitoria è molto chiara. Nessuno mette in discussione la legittimità delle comunità ebraiche di continuare a vivere e pregare secondo le loro tradizioni. Fanno parte dell'impero, c'è una legislazione che li protegge, il vescovo non entra in questa discussione, non solleva nulla al riguardo, non solleva alcuna eccezione, ma una volta che i segni di una divinità, che non è falsa, nella sinagoga non si prega certo un Dio falso, ma che è stata superata dalla rivelazione del Cristo, una volta che questi segni siano decaduti per qualche motivo, abbandono, rovina dovuta a fattori, ad agenti atmosferici o geologici o altro, come in questo caso incendio doloso, è illegittimo, è empio restaurarli. Questo potrebbe avere anche qualche vaga eco nel diritto musulmano, per quanto si tratta, per esempio, per quello che si tratta della illegittimità di restaurare le chiese cristiane man mano che cadono, anche se poi si sono trovati in molti paesi musulmani evidentemente un sacco di scappatoie. Il principio è questo: il culto ebraico non è illecito, il culto ebraico è protetto dall'impero, ma è empio, è illecito in quanto empio, e quindi ancora la legislazione non ci difende dall'impietà, quindi c'è la richiesta che la legge si muova in questo senso, perché è obiettivamente immorale, moralmente illegittimo che templi dedicati ai falsi dèi o luoghi nei quali Dio si adora in un modo che non è quello corretto vengano tutelati. Quindi Ambrogio non protesta contro la ricostruzione della sinagoga, protesta contro il fatto che il denaro dei cristiani, che deve essere usato solo a buon fine, sia usato per restaurare un culto errato e superato del vero Dio. Questo lui ce lo racconta in una lettera a Teodosio, molto forte, e ce lo racconta anche in una lettera a Marcellina, la 41ª, in cui ci dice qualcosa di più. Ci dice che queste cose lui, Ambrogio, a Milano, le ha dette in un'occasione solenne dalla cattedra vescovile a Teodosio, in presenza di Teodosio. Ha predicato queste cose. Alla fine della cerimonia l'imperatore lo chiama e gli dice: ma tu stavi parlando di me? Perché naturalmente Ambrogio non aveva fatto nomi, aveva semplicemente detto che cosa era lecito o non lecito fare. E Ambrogio risponde: sì, diciamo pure coraggiosamente, ma Ambrogio sapeva benissimo, il rapporto con Teodosio è veramente molto forte, di grande amicizia, di grande collaborazione, di grande anche franchezza. E Ambrogio gli risponde: sì, ho parlato di te perché quello che tu stai facendo a Callinicum mette in difficoltà e in pericolo lo sviluppo della cristianità. Quando nel 390, e qui si entra nel problema un po' del rapporto non solo fra Teodosio e Ambrogio, ma anche proprio fra l'impero e gli alti gradi della Chiesa. Quando nel 390 succede un episodio di tutt'altra natura, queste difficoltà nel rapporto fra impero e vescovi, nella fattispecie il vescovo di Milano, riemergono. Nel 390 a Tessalonica, quindi una delle più grandi città dell'impero, succede la solita sommossa causata dalle solite corse nel circo. Solita storia, c'è una legge imperiale che impedisce di arrestare gli aurighi pubblici, un governatore militare particolarmente così
particolarmente preoccupato dell'ordine pubblico, fa arrestare un'auriga che col suo comportamento rischiava di far nascere sommosse, eccetera. È un rimedio peggiore del male, perché veramente nasce una sommossa violentissima e il comandante delle truppe, che mi pare fossero comitatenses, quindi queste truppe di riserva che stavano acquartierate a Tessalonica, viene ucciso, viene letteralmente lapidato. Teodosio ordina una repressione. Un certo numero di cittadini, con un sistema forse vicino alla decimazione militare, non tutti naturalmente, un certo numero di cittadini viene concentrato nel circo, nel luogo cioè da dove era partita la sommossa, e viene spietatamente ucciso. Noi abbiamo la notizia certa di una lettera molto accorata, molto, molto, molto profonda, di Ambrogio a Teodosio. Noi sappiamo che Ambrogio chiede a Teodosio di fare ammenda di questo atto di violenza, che probabilmente Teodosio non aveva voluto fino in fondo. Può darsi che la situazione poi sia scappata di mano sia a lui sia comandante militare di Tessalonica. Sta di fatto che Teodosio farà pubblica penitenza, cosa che nel IV secolo era del tutto normale, non scandalizzava nessuno più di tanto. Il problema è che probabilmente nella nostra memoria successiva i due fatti si sono sovrapposti, cioè in realtà la minaccia di scomunica dell'imperatore, l'avvertimento: guarda che se tu non fai onorevole ammenda io non ti faccio più entrare in chiesa, una cosa di questo genere è forse accaduta in rapporto con l'episodio di Callinicum, in rapporto con l'episodio di Tessalonica. Noi abbiamo un motu proprio dell'imperatore che Ambrogio forse non ha nemmeno provocato. Naturalmente nella tradizione successiva, e noi conosciamo i responsabili, non sono soliti ignoti, sono Teodoreto di Tiro e Cassiodoro nell'Storia Tripartita, invece l'episodio di Callinicum scompare, questo episodio che forse veniva ritenuto non proprio troppo onorevole, la faccenda dell'opposizione a ricostruire la sinagoga, a fare onorevole ammenda per un atto di violenza fatto dai cristiani. L'episodio di Callinicum scompare o viene lasciato in trasparenza, e invece l'episodio di Tessalonica diventa quello che poi, come Sant'Ambrogio con lo staffile, diventerà classico anche della memoria collettiva di Milano. Il vescovo Ambrogio che impone a Teodosio, si mette davanti al porticato della Basilica e impone a Teodosio di non entrare in chiesa se non avrà fatto onorevole ammenda della strage di Tessalonica, e l'imperatore che si commuove, che piange, che chiede perdono, eccetera, eccetera. Nella orazione funebre di Teodosio, di cui vi leggo un pezzetto, un piccolo pezzetto a mo' di commiato, nell'orazione funebre di Teodosio, 395, Ambrogio dice: «Ho amato quest'uomo misericordioso, umile pur nella maestà imperiale, dotato di un cuore puro. Ho amato quest'uomo che in punto di morte chiedeva di me nei suoi ultimi aneliti. Ho amato quest'uomo che mentre già si scioglieva dal corpo si angustiava per la condizione delle chiese, più che non per le proprie sofferenze fisiche. L'ho amato, sì, lo confesso, e per questo ho sofferto un grande dolore nel più profondo dell'anima mia». E non sono toni dal discorso funebre pronunziato, probabilmente nella Basilica Maior a Milano, in presenza del piccolo nuovo imperatore, del figlio di Teodosio, a cui andava la Pars Occidentis, il piccolo Onorio, e del Magister Militum, che era anche un po' il tutore di Onorio stesso, che era il Magister Stilicone. Toni che ancora una volta lasciano un pochino interdetti
toni che non sono tipici dell'ambrogio pubblico, grande sotterratore di imperatori e di altre persone, dello stesso fratello Safiro, grande autore di orazioni funebre, e che non sono del tutto spiegabili alla luce della retorica ufficiale del tempo. In un certo senso è un messaggio intimo che sembra quasi superare le convenzioni, che pure erano molto rigorose quando si trattava di cose dette e soprattutto di cose scritte, e arrivare fino ai giorni nostri con una sorta di freschezza molto moderna per certi versi, anche se naturalmente la modernità sta più dalla parte della nostra illusione, per così dire, che non della realtà obiettiva delle cose. Ma certamente sono frasi, sono modi di esprimersi e di pensare che noi sentiamo come contemporanei. Due anni dopo, proprio nella notte fra il Venerdì Santo e il Sabato Santo, muore Ambrogio. Muore Ambrogio, e qui c'è un'altra cosa commovente, un'altra cosa che fa pensare. Quando Ambrogio aveva preso la cattedra vescovile, veramente era già un buon retore, aveva un'ottima educazione greca e latina classica, diremmo noi, ma era piuttosto ignorante in cose cristiane, in cose della fede, in cose delle scritture, e non a caso era ancora rimasto catecumeno. Però deve fare il vescovo, deve farlo in fretta. E allora un vecchio maestro, Simpliciano, che poi sarà santificato e gli sarà dedicato una basilica, un vecchio maestro si offre di aiutarlo. Era probabilmente già il suo maestro di catecumenato, ma non lo sappiamo con sicurezza. Simpliciano continua a vivere nell'ombra, nella sua Milano, è molto vecchio, e naturalmente alla morte di Ambrogio accetta di prendere il suo posto, e per alcuni anni sarà vescovo di Milano, ed è probabilmente lui che in qualche modo sanzionerà questa particolare presenza di Ambrogio nella tradizione milanese, ne sanzionerà l'inizio del culto che poi sarà detto ambrosiano, sanzionerà le innovazioni che Ambrogio aveva portato nella liturgia, nella topografia della città. È in un certo senso il fondatore del mito di Ambrogio, che poi, come sapete, continua fino ai giorni nostri. Ma del mito di Ambrogio forse bisognerebbe parlare in una sede diversa, e come dice il vecchio Kipling, questa è un'altra storia.